Presidente, una conferenza stampa di presentazione di nuovi percorsi di formazione, questa volta rivolti alle polizie locali del territorio, un nuovo servizio a disposizione dei comuni ma anche dei cittadini. È un ulteriore servizio che la provincia di Frosinone vuole mettere a disposizione dei comuni, dei 91 comuni del nostro territorio, nella consapevolezza delle grandi difficoltà che stanno attraversando gli enti locali e ancora di più aggravati da questa emergenza sanitaria, sociale ed economica. Quindi un servizio importante a disposizione delle polizie locali, anche nella consapevolezza del grande lavoro che svolgono, che hanno svolto e che stanno svolgendo in questo periodo emergenziale. Quindi dei corsi di formazione professionali di qualità attraverso il coinvolgimento di professionisti di tutte quelle che sono le sfere che possono riguardare l'attività quotidiana della nostra polizia locale. Questo per andare verso quella per proseguire l'impostazione che stiamo dando al nostro ente, non solo qui nella provincia di Frosinone, ma anche come UPI, quindi come associazione nazionale, quella di intendere la provincia come casa dei comuni, quindi a sostegno di tutte quelle che sono le attività dei nostri comuni, non solo del territorio, ma dell'intero paese Italia. Dottor Zolli, una mattinata nel quale la provincia e il suo ente, del quale amministratore, hanno presentato il piano di formazione rivolto alle polizie locali del territorio, un'opportunità di crescita ma anche di adeguamento a tutte le misure che la pandemia inevitabilmente ha comportato. Assolutamente. Come ho detto durante la presentazione, è un momento ancora più complicato per le polizie locali perché è un momento di libertà e non sempre la libertà coincide con l'interesse di tutti, quindi serve una grande attenzione e interveniamo con i corsi proprio in questo momento di ulteriore difficoltà. Il 23 giugno ci sarà il primo evento, riguarderà proprio le manifestazioni pubbliche, parteciperà il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, l'ingegner Gabrielli, che ha dato e lo ringraziamo di questo la sua disponibilità. Sono tutti corsi particolarmente rivolti non solo alle polizie locali, ma anche ai professionisti. Sono organizzati insieme all'Ordine degli Ingegneri, insieme all'Ordine degli Avvocati e dei Medici e quindi servono a una crescita in qualche modo culturale di tutte queste categorie, ma anche ai comuni, perché per esempio quello che riguarda le SUAP sarà aperto anche ai dipendenti comunali e a chi si occupa delle domande da questo punto di vista.